ragazzi, ancora una volta sul mio canale FaceFat. Siamo qui su Darksiders 2 e dall'ultimo episodio ci siamo lasciati su questo dialogo, ovvero questo angelo qui, non so dove cazzo è uscito. Vabbè, è uscito dal portale e qui c'è una secondaria. Vediamo un po' la Sto chiave. cercando una chiave. Immagino che non sia una chiave qualunque. In tal caso, devi consultare l'Arconte. Vede molto dalla sommità del Tempio. Il Che posto ha regno. questo? È un avamposto. Lo chiamiamo Luce Perduta, per ricordarci della Città Bianca. Qui siamo più vicini alle tenebre. Sempre Perché hai sofferenza, lasciato la quindi. guardia degli inferi? Abaddon mi ha mandato qui a vegliare sul Tempio di Cristallo e sull'Arconte. La caduta del Tempio sarebbe assai rovinosa. E chi è questo Arconte? Lucian è a capo dello Scriptorium. Gli angeli che annotano tutto ciò che vede quando scruta nelle ombre. La cittadella d'Avorio conserva le loro annotazioni. È un archivio vasto oltre ogni immaginazione. Dov'è questa cittadella? È persa nella nebbia. Prega che i tuoi affari non ti spingano mai laggiù. L'Arconte è da quella parte, cavaliere. Forse ho altri impegni. Se questi impegni ti portano verso il regno dei morti, serviresti la luce consegnando questa pergamena. Allora, pergamena di Natariel. Atari della Guardia dell'Infri ti ha dato questa misteriosa pergamena. Esplora altri regni per trovare informazioni sulla persona che vi è menzionata. Lo E faremo. quali impegni hai in quella landa di cadaveri? Cerco un vecchio amico, un'anima perduta. Non c'è posto migliore dove cercarlo. Porta quella pergamena alla corte dei non morti, affinché possano rispondere alla mia domanda. Ok, lo faremo, dai, lo faremo. È una Ho tutto secondaria. quello che un angelo può desiderare, Sì, sicuro, cavaliere. guarda. Puttanate di primo genere. Allora, che ca... Niente, niente, niente. Non ha niente. Un po' di pozioni ci servirebbero. È che nel video Che la luce scorso illumini il tuo cammino. sono morto un bel po' di volte, ragazzi. Mol quando è troppo. Prova Ok. colui che sorveglia il trono. Lui ti darà la risposta che cerco. Allora, abbiamo ricevuto anche un messaggio quando abbiamo sconfitto quella bestia. Allora, regalo anonimo. Ah, questo non c'è niente. Ok. Che cos'è? Un imperatore sa di essere nato per questo lo stesso. Ok. Hai sbloccato nuove sfide nella prova del fuoco. Va bene, non ci andremo ancora nella prova del fuoco, ci andremo nel new game più. Perché lì è abbastanza duro il combattimento. Dobbiamo avere una potenza abbastanza elevata. Devo vedere, ragazzi, di cambiare l'abilità perché non mi piacciono veramente. E credo che lo farò al prossimo episodio. Sistemerò un po' il personaggio e andremo avanti, perché qui con questi angeli qui ci fanno veramente il culo. Allora, ok, qua abbiamo un forzerino, non credo dovrebbe essere bloccato. Ok, Impossibile. allora, qua abbiamo un passaggio praticamente bloccato dalla corruzione. Allora, come facciamo? Non ho abbastanza collera. Ho sbagliato. Volevo metterla. Ehi, ciao. Ma domani, guarda, pure domani se vuoi. Mi piace quest'arma, ragazzi, che ghiaccia. È molto forte. Rispetto agli artigli, che quelli ci ripristinavano l'energia, voglio aumentare un po' la potenza del personaggio.
Ok. Sta arrivando! Praticamente l'ho sotterrato quello lì. Ok. Vediamo di qua che cosa c'è. Ok, qui c'è la palla praticamente della corruzione. Allora, vediamo un po' come possiamo fare. Dobbiamo metterla più o meno a metà strada, quindi un vicino più o meno qui dovrebbe andare bene. Qui piazziamo la statua e con questo qui facciamo la prova perché... Ok, sì. Dovrebbe andare bene. Dovrebbe. Credo, no. Dobbiamo avvicinarlo un po' di più. Allora. Qui dai. Aia. Ok, proviamo qui. No, 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 no. E dobbiamo avvicinarla per forza. Ah, mannaggia. Dai, cazzo, c'ero quasi. Allora. Ok. Forse meno se facciamo così. Perfetto. Non mi ricordavo bene la distanza, ragazzi, che bisognava mantenere. Ok. Possiamo passare finalmente. Un altro filmato. Esci dall'ombra e vieni alla luce. Ti vedo, cavaliere. Vedo le cose che hai fatto, le vite che hai terminato.
So perché sei qui. Allora mi darai la chiave. Ho custodito la chiave per secoli. È mia e non la cederò tanto facilmente. Non ora. La corruzione si diffonde nella città, nei nostri cuori. Io solo resto puro, un faro contro le tenebre, incapace di respingerle. Non tutti siamo incapaci, Arconte. Ah, forse no. Quando i sigilli furono rotti e le legioni dell'inferno invasero la terra, molte reliquie divine si persero. Una, la bacchetta di Arafel, potrebbe annullare ciò che è successo. Non oso recuperare io stesso la bacchetta. Le porte della città bianca sono chiuse agli angeli che visitano la terra. Ma tu non sei un angelo. Procurati la bacchetta e ti farò strada nella mia cittadella. Lì troverai la chiave per l'albero della vita. Quanto a ciò che troverai sulla terra, quando lo affronterai, persino tu maledirai guerra. Ok, perfetto, un nuovo livello. Ragazzi, con questo qui ci possiamo, con questo episodio qui ci possiamo lasciare. Dobbiamo andare in quel portale lì dove ci trasporterà alla terra e ci permetterà di trovare questa bacchetta che serve all'Arconte per fare in modo, cioè, che di aprirci una strada per andare in questa cittadella che lui dice. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima con Darksiders 2 e molto probabilmente cambierò anche i punti abilità e cercherò di sistemarli un po' meglio per quanto riguarda il combattimento. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima.